Ciao ragazzi, top, bentornati in un nuovo video haul. Finalmente l'haul di Teddy, bellissimo, cose stupende, come avete visto dal sacchetto, pucciosissimo, con l'unicorno, no vabbè, adoro, credo di averlo pagato 1,75 euro il sacchetto, se non ricordo male, sì, perché ho staccato il cartellino, è stupendo, veramente. Allora, io ho già fatto tutto oggi, mi sono fatta la doccia, ho già montato il video di mio marito che vedrete il suo vlog prima di questo. Giornata piena, intensa, mi sono raccolta i capelli, poi dopo vi farò una live stasera, credo, o domani, se non lo so, vediamo. Così vi faccio dei capelli sciolti, so che vi piace molto. E poi farò anche un get ready che vi piace molto. E niente ragazzi, passiamo subito con questo haul perché sennò mi dilungo e va a finire che non lo registro più. Vabbè, allora vi sposto un attimino e iniziamo. Iniziamo subito con questo pezzo forte che è anche per gli ASMR ragazzi, che ricordatevi che vi ho promesso che entro la fine di questo mese praticamente vi farò un ASMR e questo. Che cos'è ragazzi? Non lo so se sta simulando la gabbiettina con gli uccellini. È una roba così. Così, questo si appende con questo gancio a questo e a tutte queste cose che fanno questo rumorino, questo suono particolare, tipo bambù, sembra che c'è l'acqua, dipende come lo toccate. E ovviamente dell'ASMR non è che farò. No, ragazzi, è molto bello. Questo qua l'ho visto ogni aperta in un video e quindi ho detto no, lo compro immediatamente per gli ASMR. E con questa sagola lanciamo un bacio e 8 euro, pagato 8 euro, bello, finisce sotto con questo, non lo so, si può fare tipo qualcosa, mi invento. Comunque questo qua è il top ragazzi, veramente, mamma mia che bello che è. Poi questo non l'ho preso da Teddy, ma l'ho preso al centro risparmio. Questo qua è costato 14,99 euro ed è questo cestino bellissimo che io userò come per sistemare le cose nel bagno. È molto bello. Allora, non è di vimini, ma è fatto tipo di corda, vedete? È molto bello, più resistente. Sta a simulare il cestino di vimini, ma è così con la scritta home. Ovviamente questo qui poi lo devo stirare perché si è spiegazzato. E questo qui, ragazzi, vedete che c'è di fianco? Ovviamente facciamolo insieme. Ovviamente lo vado a sfoderare perché lo devo lavare. Voilà! Qua invece lo igienizzo con Citrosil House e qui c'è appunto il prezzo 14,99 e la marca è Casa Fiore Decorazione, non so che marca sia, comunque è bellissimo. Ora passiamo agli acquisti Teddy, anche questo qua ASMR Teddy. Allora, per 1,50 euro, anzi no, 1,75 euro perché è il secondo prezzo. Loro ti mettono un gigante, il loro sistema commerciale, ho capito loro come ti catturano, ho capito come il loro sistema che ti catturano con questo prezzo, che è gigante, però è quello tedesco, ma vale quello italiano che è 1,75. Non è tantissimo in più, però comunque salta all'occhio questo, poi tu guardi sotto, dici, vabbè, in alcuni casi è 1 euro in più, in questo caso 25 centesimi. Comunque, bando alle ciance, ragazzi. Questo è un portaghiaccio per fare il ghiaccio grosso così.
Oppure, se lo volete tenere così, ci mettete gli stecchini e fate i ghiaccioli. Però no, ragazzi, ci faccio il ghiaccio. Guardate che bello, che viene fuori gigante, bellissimo. Col coperchio poi una cosa pazzesca. Sono sei stampini e ce l'ho anche in altri colori, io però l'ho preso bianco. Poi ho preso questa sabbia o vetro, non lo so, non ho ben capito che cos'è, sembrerebbe tipo qualcosa col vetrino colorato, insomma, questo 2,50, questa vedete che c'è i glitter così, e non ce l'ho nella composizione che ho fatto del vaso, è un bellissimo color, è più chiaro dal vivo, molto bello con questi glitter, questo qua l'ho pagato 2,50. Poi ho preso anche in blu, l'ho preso perché quando arriva l'estate voglio fare decorazioni a tema marino e quindi questo blu è il top. Mi servirà anche bianco, se non l'ho preso, non me lo ricordo più ragazzi, e azzurro. E devo fare un sacco di cose, cioè già mi metto un sacco di cose da fare, magari le faremo insieme. Poi vado proprio molto a caso, ho preso, se vi guardo il video di Gnappa, praticamente ho visto che ha preso questi qui della Casa de los Aromas, costa 2 euro ma fa un profumo veramente che è pazzesco, è i frutti rossi, questo qui è in vetro con questi bastoncini e costa 2 euro questo, ed è un 30 ml. Poi c'è questo qua che è la stessa identica cosa, cioè profuma tantissimo anche da chiuso, sigillato. Questo l'ho pagato 2,75 euro per 100 ml, perché questo in vetro, questo qua comunque ho pensato magari ci faccio la ricarica, non lo so come è fatto, ma sicuramente non userò né questo come per metterci dentro i bastoncini, prima perché comunque esteticamente non è bello, i bastoncini erano all'aperto, ma userò io dei diffusori che ho, che sono bellissimi, e questi saranno le ricariche. Allora vi direte, allora perché non ne ho preso due così? Perché sono stupida, ragazzi. Non lo so, ho voluto vedere questo. Magari questo, magari lo lascio in macchina. Non lo so, vediamo. Vediamo. Top. Poi, questa è stupenda. Però la voglio dipingere di bianco. Di bianco, assolutamente, la metto in cucina. Perché c'era solo così, è un'ananas stupenderrima, questa l'ho pagata 5 euro, vedete qua la differenza c'è, da 4 euro, 5 euro il prezzo italiano, è fatta strabene, però la voglio bianca, la voglio dipingere di bianco, consigliatemi voi cosa faccio, la lascio così argento o la dipingo di bianco, scrivetemelo qua sotto nei commenti perché io vi leggo sempre e accetto tutti i vostri consiglietti. Hashtag consiglietti, vabbè. Poi ho preso questa tazza che era veramente qualcosa di bellissimo, bella, elegante, enjoy your time, quindi il tuo tempo felice, una roba del genere. Questa qui l'ho pagata 3,50 euro, guardate, ma è bella grande, dice che ci sono dentro 495 ml. Me la facevo un pizzichino più alta, ci mettevo mezzo litro di roba. Comunque fa niente, è molto bella perché comunque ha un sacco di dettagli belli, tagli oro, marmo, rosa, questi puntini. Molto molto bella. Bellissima. Prezzo super accessibile. Poi ragazzi, siccome lo so che Pasqua è finita, vi faccio vedere prima questo. Allora, questo qua è un soggetto di legno e mia mamma fa, ah, si può anche dipingere volendo, però
quello che io ho intenzione di fare è di attaccarci un pompon qui. È per Pasqua, costava 1,75 euro, ma tutte le cose di Pasqua le hanno messe a 65 centesimi. E quindi gli affari si fanno ora, ragazzi, vedete? Costava questo 1,75, ma ho pagato 65 centesimi. Qualunque cosa, qualunque che sia di Pasqua, 65 centesimi. E guardate un po', io che affarone ho fatto. Ditemi se non è un amore puccioso, bellissimo, fatto bene. Ovviamente lo laverò e vi farò vedere, ci sarete anche voi quando lo laverò, così vi faccio vedere come lavare queste cose tipo in pannolenci, delicate, con la lavatrice. Perché ovviamente, ragazzi, bisogna disinfettare tutto. Io lo facevo già prima, figuriamoci ora. Allora, qui c'è proprio il popò del coniglietto, con questo pompon. Le zampine sono qualcosa di fantastico. Qua c'è tutta l'erba, qui ci sono dei fiorellini, guardate, le margheritine. Bello, mi sa che qua ne è saltata una poco male, la compro io con la caldo e via. Qua non c'è più l'etichetta, sì ragazzi, perché ce n'è una, due, e qui c'è proprio, si vede che è saltata via. Comunque poco male, tanto questi fiori si trovano ovunque. Ma la bellezza è che io questo, cioè questo, l'ho pagato 65 centesimi, cioè lo lasci là? No, non lo lasci là, 65 centesimi, anche mia mamma ha detto, oh caspita che bello, hai fatto bene, 65 centesimi è niente ragazzi, veramente regalato, e fa niente se non ha i fiorini, ce lo vado a appiccicare io. Poi ho preso anche questa. Questa l'hanno riempita, cioè, all'infinito. Cioè, guardate questo. Ma comunque è diverso. Guardate. Questa è proprio la stessa marca. No, questo è Deco Sand. E questo non è una marca. Boh. Comunque, questo è un 600 grammi. E questo quanto è? Quanto è? Un chilo, ragazzi. Strapieno. E questo qui costa 1,75 euro. Ma io vorrei capire il criterio, perché questo costa 2,50 euro e questo 1,75 euro. Cioè, boh. Che comunque è la stessa identica cosa, eh. Anche qua c'è tipo dei glitter, delle cose, molto molto carino. E ci farò delle decorazioni, perché appunto questi colorini qui mi piacciono tantissimo. Poi un altro affare che ho fatto è stato questo. Allora, questo vaso costava 3,50 euro. Guardate quanto è carino. Ma è bello proprio, eh. Bello, 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 guardate. L'ho pagato 1 euro. Perché? L'ho pagato 1 euro perché in cassa mi sono accorta che qui non è rotto. Gli mancava il colore. Quindi, cioè, ragazzi, questo voi lo posizionate, ovviamente tattico, track, da questa parte non si vede, 1 euro, 1 euro, cioè ragazzi, 1 euro, proprio niente, è fatto molto bene, molto bello. E anche vi dirò, se non fosse stato difettoso e costava 3,50, cioè io l'ho comprato così, io l'ho preso su comunque 3,50 e mi è sembrato comunque un ottimo prezzo. Poi arrivare alla cassa e pagarlo 1 euro, il top ragazzi. Poi, questi non potevo lasciarmeli perdere, non potevo lasciarmeli sfuggire, erano gli ultimi due, erano lì in coppia, che fai, non li prendi? Li ho presi ragazzi, sono stupendi, sono anticati, cioè nel senso che sembrano vecchi, hanno questo cuore sul davanti, bellissimo. Qui si può appoggiare la candela, sono candelabri infatti. Questi qua costicchiano, 6 euro l'uno, questi, così. Però mi piacevano tanto e
Non mi è interessato, li ho presi. Mi sono piaciuti tantissimo, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io adoro, 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 adoro. Però questi mi sanno di più d'inverno. Sì, non necessariamente natalizi, perché comunque di natalizio non hanno nulla. Però anche autunnali, magari, quando faremo gli home decor, verranno tutti questi video prepotentemente a galla, non preoccupatevi. E poi, ragazzuoli belli, ho preso praticamente questi, ok, questi qua, queste ciabatte, che belle che sono, veramente, 3,50€, il 41, sono molto carine, hanno questi forellini a cuore che vanno a, praticamente, a creare un quadrifoglio, molto molto carini. Questi qua li ho presi quando ero fuori, che mio marito mi stava inquadrando, ho preso questi, 3,50€, e per un paio comunque di... ciabatte, barra sandali per il mare, per la spiaggia, insomma, quello che volete. Cioè, il prezzo è ottimo, 3,50€. Poi, per finire in bellezza, le infradito per mio marito. Queste qui però costate 2,50€. Invece da Primark, chi si ricorda che l'anno scorso ho comprato le infradito a 90 centesimi? E mi sa che ce li ho ancora, Comunque, ha visto questa fantasia. C'è il Pedre che è il 44, il mio marito ha il 46 e mezzo, 47. Però come infradito questo numero porta. E niente, sono carine, infradito. Niente di che, insomma, queste, così, blu. E poi, anche questo è stato un acquistino, perché ho pagato 1,75€, l'ho preso dopo che mio marito era uscito, perché avevo usato un'altra busta, avevo usato una busta di quelle che non portiamo in macchina, quella della spesa che io lavo e rilavo, e quindi ce l'abbiamo in macchina, comode così. Ma quando ho visto sta busta ho detto, no, io voglio anche questa busta, e me la sono comprata. Quindi, aspettate, c'è questo bellissimo arcobaleno, svolazzante, così, vedete, c'è scritto Unicorn Power, potere di unicorno, e niente, l'ho presa, carinissima, rosa poi. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cos'è la cosa che avete preferito, io vi mando bacioni e ci vediamo al prossimo video. Ah, grazie a tutti quanti che siamo arrivati a 82.400 iscritti. Grazie, grazie, grazie. Veramente grazie di cuore, grazie. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi se vi vengo appena a casa. Iscrivetevi anche al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, canale Chiara D'Alessandro ASMR, Davide Chiara Channel Live, TikTok e Instagram. Mua. Baci, spassi, sbrazzanti, abbraccio collettivo, che vi mandi calore e amore. E ringrazio tutti i nuovi iscritti e gli iscritti di sempre. Un caloroso bacio a voi che siete sempre il top. Grazie. Muah.